Vieni,
rappresentare l'arte floreale. È iniziato da qualche settimana un demo corso proprio per i bambini e ci interessa tantissimo conoscere anche cosa ne pensano addirittura le maestre. Ho qui con me la maestra dal nome? Marilicia Catacchio. Ecco, noi vogliamo chiederle, questa iniziativa da cosa è partita, se è un qualcosa che piace e penserà di poterla trasportare anche in futuro? Certo, questa esperienza che stiamo vivendo da un po' di giorni sinceramente ci sta entusiasmando moltissimo, sia noi come docenti e anche come bambini, perché il loro entusiasmo viene trasmesso a noi con molta naturalezza e quindi facilmente noi ci coinvolgiamo. Speriamo, cioè già ci dispiace magari che potrà avere un corso non molto lungo, ci stiamo già prenotando anche per altri momenti belli come questi, e ogni giorno quando i bambini si avvicinano alla giornata del giovedì loro lo vivono con molto entusiasmo in virtù del fatto che giocano con i fiori. Recentemente, casualmente anzi, leggevo proprio un pensiero di Gabriele D'Annunzio sul panismo, che parla proprio della fusione tra l'uomo e la natura. L'uomo, mentre si immerge nella natura, ritrova il contatto con se stesso, essendo parte integrante di essa. E questo pensiero l'ho visto poi tramutato proprio nei bambini, che con questo progetto, giocare con i fiori, gentilmente condotto dalla signora Luciana Galletta, i bambini stanno riscoprendo il contatto con la natura, con entusiasmo, con disinvoltura. Infatti oggi stavano giocando, proprio è il proprio termine di dire, con i girasoli, e questo giocare con i girasoli li ha... cioè loro hanno trasportato nel girasoli i protagonisti di una loro sempre fantastica storia, perché in qualsiasi cosa nelle loro mani diventa una vera e propria storia. Il contatto quindi con la natura lo fanno con molto entusiasmo e disinvoltura, guidati proprio da un istinto profondo che li vede connessi con la realtà, a differenza di noi adulti che purtroppo siamo circondati da un ambiente molto più artificiale. Attraverso quindi poi l'osservatorio, è chiaro che qua c'è anche un duplice scopo: il bambino tramite queste esperienze viene condotto all'osservazione delle crescite delle piante e quindi anche all'osservazione sulla loro crescita individuale, che con tanto amore e con tanta passione i loro genitori rivolgono a loro, e noi e loro devono farlo altrettanto con le piante. E in più poi quello che stiamo ammirando maggiormente è proprio la consapevolezza di portare i bambini al rispetto della natura, e anche la cosa ancora più bella è il dare a loro il gusto dell'estetica e del bello. Bene, ha già detto tutto. Io volevo infatti proprio chiederlo questo. Pensa che sarà utile per i bambini insegnare questo nuovo corso per quanto riguarda i bambini? Perché qui parliamo di un'età non grande. 5 anni hanno i bambini, quindi non sono molto grandi. E infatti, pensa che possa essere utile un qualcosa del genere per i bambini, inculcare sin da piccoli... Esatto, molto, anche da piccoli, infatti stiamo cercando di coinvolgere in futuro anche i quattrenni. I tre già è un'età ancora piccolina, però tutto quello che si può fare riguardo anche la loro età, dai 3 e 4, qualcosa di più semplice, 5, già possiamo andare verso un'esperienza un po' più globale e più intensa. Quindi, come vedete, l'arte floreale non solo viene trasmessa per coloro che vogliono aprire un'attività floreale, ma qui incominciamo a trasmettere anche ai bambini. I bambini, sin da piccoli, come diceva la maestra, incominciano a tastare la natura, ad apprezzarla, e chiaramente incominciano a non rovinare tutto quello che si può dire Dio ha creato per noi, in poche parole. Vediamo i palazzi o i giardini pubblici che non devono essere distrutti, ma così inculchiamo nei bambini ad apprezzare tantissimo tutto ciò che è la natura ed è quello che viene costruito per la gente. Esatto, in effetti è quello che è lo scopo principale, è proprio quello, il rispetto della natura, perché ci dobbiamo tenere alla natura e a tutti i beni che il Signore ci dà e ci continuerà a dare, speriamo. Bene, noi la ringraziamo e...
Vogliamo chiedere all'insegnante, alla docente Luciana Galletta, per quale motivo ha optato o ha scelto di poter insegnare anche ai bambini? Qual è stato lo scopo principale? Anzitutto mi è venuto, ho maturato questa idea viaggiando. Andando per i paesi del nord Europa ho visto come i bambini vengono sensibilizzati alla natura, stimolati anche a rispettare quei parchi che si vedono con tutte queste aiuole ben preparate. Non solo, anche ho voluto promuovere questo progetto perché i bambini sono molto ricettivi e quindi riescono davvero a sorprenderci. Imparano non solo i nomi dei fiori, ma anche un pochettino di botanica, i nomi scientifici, e quindi è bello poi quando ricapitoliamo ad ogni fine di democorso, sono veramente pronti a dare le risposte di cui poi hanno imparato le nozioni. Quindi questo ci darà la possibilità a questi bambini di poterli sensibilizzare ancora di più alla natura e li porterà a crescere in un ambiente dove devono amare, come dicevamo anche prima, la natura. È in programma di potersi trasferire anche ad altre scuole per poter portare questo insegnamento ad altre scuole? Sì, dunque, adesso ho incominciato con la scuola materna Anna Frank, però il mio progetto si sta allargando in altre scuole fino ad arrivare alle scuole primarie e poi anche alle scuole, perché no, anche medie. Ho avuto diversi contatti, quindi insegnare anche agli adolescenti questo mondo meraviglioso che è appunto il mondo floreale.